Oh, ora le cose iniziano ad averci un po' di senso. E le texture in alto continuano ad essere le texture più brutte finora viste in questo gioco. Ah, le costanti sono così rassicuranti. E tutto questo a cosa ci dovrebbe essere servito però? Come facciamo ad arrivare in alto? Ah, ecco come facciamo ad arrivare in alto. No, teniamoci la pistola pronta. Ok. Oh. Ok, quello esplodeva. E se qualcuno ci doveva sentire, ci hanno sentito. Jetzt hab ich dich! Oh cazzo, è corazzato. Das Fenster! Er kommt durch das Fenster! Cazzo, cazzo, cazzo. Ok. Col cazzo. Do you know? Col cazzo. Non era stato saggio farlo esplodere il tipo, vero? Che volevi fa? Mi voleva prendere da dietro. Tss, tss. Non mi salta le munizioni dello. Sho. No, quella è un'arma. Che armi ci abbiamo? Scusa? Questo quando l'abbiamo preso? Potente, aspetta. Pugnale. Pistolette, che anzi scusate, pistolette, vorrei un attimo tornare. Cecchino. Fucile a pompa della Madonna, lanciagranate. Ok. Non si può dire che non siamo armati. E ci sono dei strani caricamenti delle texture, ad ogni modo, che mi danno molto, molto fastidio. Articolo. La Svezia firma il trattato di pace. Berlino, 14 marzo del 46. Lunedì mattina è stato firmato un trattato di pace tra il re svedese Gustavo V e Adolf Hitler. Dopo un mese di gioia da guerriglia nella regione occidentale della Svezia, i nostri coraggiosi giovani hanno sfondato la linea del fronte e conquistato la miniera di ferro di Kiruna, posizione di grande importanza strategica per gli sforzi bellici. Dopo la resa del governo svedese, il Parlamento è stato sciolto e la monarchia svedese ha giurato fedeltà alla Germania e ad Adolf Hitler. Con questo trattato di pace giungono anche nuovi accordi commerciali con la Svezia, il cui ferro sarà esportato esclusivamente in Germania, ovvio, fornendo un grosso aiuto alla stagnante economia svedese. Firmato il trattato di pace, Adolf Hitler è stato accompagnato dal dottor Gunnar Dahlberg per un tour dell'Istituto Statale di Biologia Razziale fondato nel 1922 e primo nel suo genere, biologia razziale. Il Führer è rimasto colpito dall'istituto e ha lodato la Svezia per il suo contributo in questo importante campo di ricerca. Figurarsi. Mappa della torre ovest. Ok. Oh, un lingotto. Proiettili. Altri proiettili che non ho idea dove siano. Ah, questi qua a terra. Questo si è un po' diviso mentre esplodeva.
È una persona molto indecisa, tirata da due parti. Mi faccio molta tristezza da solo quando dico queste cose, sì. Allora, un po' di elmetti. Qui era giustamente soltanto per ripararsi. E queste sembrano sempre telecamere, che però non agiscono in un modo particolare. Oh, altri proiettili per questa armetta. Niente affatto male. Aia. Allora. Wechsel Position! Vedi che funziona. Ambolati. Quanto ci mette a caricare? Un po'. Oh, quello ci piace. Ok. No, torniamo con la pistolettina, dai. Che a me piace assai. Però no, qui più che la pistolettina. Oscilla molto. No, ecco, in ginocchio no. Non pare esserci cecchini. Va bene. Apriamo questo portone. Ho paura di quello che potrebbe uscire da questa cosa, però. Forse apre la via per il forte. Calma, guardiamo prima se esce qualcosa. Capiamo il nemico. No. Pare assai statico. Ok. Metti. Immagino sempre che sarà chiusa. Già. O meglio dire ja. Aus Frankfurt. Questo è quello che sappiamo dire. Non capisco se era il rumore di cani. No, eh? Vabbè. Ah, c'è qualcosa che mi sta decisamente mordendo il braccio e parlo di ciriola in carne e ossa, c'è cioè una zanzara grossa come un pugno ed era pure tigre, perfetto. Riescono fuori 1.000 soldati? Sì. Beh, direi che è inutile. Oh, che così partite! Oh, qui non ci arrivate quelle granate. Scheiße. Ah, speravo. Non ho preso il coso per esplodere. Ok. Forse un colpo mirato in testa. Ok. Vi aspetto. Molti altri? Liscio. Complimenti, bella scivolata. Meriti rispetto, figliuolo. Ok. Si stanno semplicemente appostando, ma non sono troppo aggressivi. Beh, hanno visto forse il muro di cadaveri che si sta creando là. Non sono troppo stupidi. Ok. Oh. Ti stai avvicinando? Vediamo così, va. Stiamo facendo un gioco un po' passivo. Un po' troppo passivo. Allora, da questo lato. Dove stanno?
Non li vedo. Mi dovrebbero stare sotto in teoria. Eccolo. E mi hai visto. Bravo. Dove stanno gli altri? Ne ho sentito almeno un altro prima. Ok. Facciamo così. Ok. Perché c'è ancora la musichetta? Finita? Ok. Ci possiamo rilassare un pochettino? Ottimo. Mi piace potermi rilassare. Un po' di elmi? No? Dai, che c'avete qualche elmetto che vi è partito. Oddio, a te forse l'elmo è servito poco. Ti ho visto. Eccoci qua. Te no. No, eh. Qui è sparito tutto. C'era qualche altra... elmetto che potevo prendere qua sopra? Non ricordo. La risposta era chiaramente sì. Ottimo, ottimo, ci piace. Ah, non stiamo affatto male, dai. Certo, questa dovrebbe essere ancora la parte facile del gioco. Solo questo piccolo dettaglio. Sono morto soltanto un trilione di volte. Pochi colpi per la pistola. Ok. Qui proprio... porte segrete? No. Forte Wolfenstein. Trova Wesley. Ok. Oh. È grosso questo. Perché non ho il mio... Oh cazzo. No? Rimani girato? Oh! È esploso. Oh cazzo! Guarda se poi devo morire con questi stronzi così. Via. No.
Dove? Qua. Non vedo nient'altro. Quel tipo là comunque era decisamente pericoloso. Non mi ha fatto troppo piacere incontrarlo. Non si può salire là, eh. Ok, fammi prima vedere cosa abbiamo qua. Armatura che ci serve come il pane. C'è una qualche struttura gemella anche dall'altro lato. Pare di sì. Sovraccarico da 80. È uno spreco così. Non possiamo farci nessun reale sovraccarico. Ok, io pensavo fosse un boss, onestamente, questo simpatico signore. E invece pare 20, 30, 40, 50, 60. Ma non ce la farò mai. Non ce la farò mai. No, infatti già stiamo sotto. Dovremmo arrivare a 250, 220, niente. Ci ho provato. Vediamo se ci sta qui qualcosa di vita. No, non ci sta niente che ci faccia aumentare la vita. Niente. Sì, 40. No, non ce l'ho fatta. Ce l'avrei potuta fare. No. Come sta rosicando. Vabbè, prima o poi ce la faremo. A potenziarci meglio, ma... Che faticaccia, ragazzi. Sono un gioco difficile, perché se non mi potenzio... Oh, bel po' di colpi. Al massimo... C'è stato qualche documento qua, eh? In genere... Oh, colpi per la pistola, che iniziamo a deficitarci. Qui possiamo andare avanti. No, nient'altro. Quindi noi adesso usiamo questa radio. No, apriamo qualcosa per cercare Wesley. Qui siamo al massimo. Va bene. Attenta ai lati fondamentalmente. No, che sto facendo? Dove sto sparando? Ok, aia. Sapete qual è il problema? Che penso di dover salire. Che se rimango qua, l'azione non si sblocca. No, granata avrei preferito evitare. C'ho vari cecchini che stanno sparando. Ho finito i colpi qua. Non era la mia arma preferita in questo momento. Ok. Mi ha superato. Aia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 
Chi me sta a sparare? No, 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 no. Sto per morire. Porca miseria.
Non è facile. Non è facile. Ok, no, no, non funziona così. Non sta funzionando affatto. Che cazzo? Allora. Ok. Cosa abbiamo qua? No, devo cambiare arma. Tanto 6 colpi. Ah, c'è la botola là. Mo' penso che mi ammazzeranno. Forse ho il culo e non mi ammazzano. Però aspettate. Scendete di qua. Qualche munizione l'ho presa, ma poca roba. Tardi. Giusto per il piacere di ammazzarvi, guarda. Bastardi. Crocchi. Brutto colpo. Dove stai? Ancora vivo, eh? Oh! Bene. Basta. Direi che se ne poteva andare. Un po' per la patria. Ho cercato di resistere, ma c'è un limite a tutto. Irgendwann hat Jäger jeden soweit. Was, wenn er wirklich nichts weiß? No, figurati, questa sarà come la Inquisizione. Ich weiß, wozu Jäger fähig ist. Io non vorrei manco cadere qui sopra sto fuoco. Unendliche Schmerzen zufügen, ohne zu töten. Ich glaube, ist ein bisschen verrückt. No, pelo. Ja, ich habe noch nie einen solchen Hundenarm gesehen wie ihn. Più che altro a Greta. Lass uns nach der Schicht bei einem Bier in der Kneipe weiter reden. Allora. Ich habe gerade wenig Geld. Keine Sorge. Ich sag Kessler dem Wirt, dass es für mich anschreiben soll. Zurück zahle ich sie mir nie. Eccolo là. Non è stata esattamente una morte con stile. Ce la faremo andare bene. Dove sta? Corazzato quello, non sono riuscito a capire.
Ah. Beh, intanto ci togliamo il problema dell'allarme. Ok. Adesso ce la ragioniamo con calma. No! Vorrei capire se ce ne sono altri. Un po' di proiettili. Grazie. Sì, sto un po' failando per quelli che sono i... le mie volontà su come ammazzare questi comandanti, ma di necessità si fa virtù. Qui un po' d'armatura, grazie. Colpi che ci piacciono assai. Grazie. Oh, granate. Queste sono al massimo, per cui sarà il caso di utilizzarle. Non abbiamo visto niente se ci fosse qualcosa. Ah, qui dov'era la grata? Esatto. C'è qualcosa qua? Ah, sono quasi sicuro che forse ci fosse qualche segreto a sto punto. Di là. Ops. No, non volevo cadere. No, non credo a questo punto. Vediamo se di qua. No! Ah, comunque devo andare di... Cosa c'era che potevo prendere? Oh, colpi. Altri colpi, una pistola, ottimo. Nient'altro di utile? Sui fornelli? Che documento, forse? No. Oh, un coltello, ottimo, che non li sto usando. Invece forse dovrei. Va bene, comunque, dobbiamo salire. Ok. Stiamo facendo un po' di strage ultimamente, ma... Qualcuno dovrà pur farlo.